Buon pomeriggio a tutti, è sabato 30 giugno, sono le 14:30 in punto. Come vi avevo detto, in un orario un po' strano per il sabato, perché normalmente di sabato e domenica cerco di andare in diretta verso le 17 in modo tale da non disturbare troppo il pranzo con le vostre famiglie, ma quest'oggi è la giornata del Pride a Milano, quindi tra poco andremo in piazza, il raduno comincia alle 15 in piazza Duca d'Aosta davanti alla stazione centrale. Poi il corteo partirà alle 16 e si snoderà per le vie di Milano e poi stasera grandi feste. Prima di entrare nel vivo appunto delle cose da dire, io vi ricordo per favore di condividere schiacciando sulla freccetta che guardate, che vedete sotto la mia faccia, in modo tale da allargare come dire, il gruppo di amici e spettatori di queste dirette e naturalmente ricordandovi che il video di questa diretta poi resta comunque sul mio sito ivanscalfarotto.it, sulla pagina Facebook e anche su YouTube nel caso appunto non abbiate fatto in tempo a vederlo perché di sabato alle 14:30 capisco che alcuni di voi potrebbero essere in piena pennichella post-prandiale. Dicevo che oggi è la giornata del Pride, è una giornata molto importante per me, io qui a Milano ci sono sempre il giorno della sfilata. Devo dire che mi fa anche piacere, in un certo senso, provare anche a spiegare perché, quale sia il senso del Pride, quale sia la ragione per la quale il Pride si fa, visto che è sempre oggetto di numerose polemiche. Qui a Milano, per esempio, la regione ha deciso di negare il patrocinio al Pride e il presidente Fontana ha detto cose tipo che l'ostentazione delle scelte sessuali, io quoto diciamo tra virgolette, è una cosa che non va bene, che la libertà poi ciascuno fa un po' quello che vuole, ma non bisogna ostentare le proprie scelte sessuali. Allora, questo spiega quanta ignoranza ci sia e quanto bisogno ci sia anche di spiegare di che cosa stiamo parlando, perché poi in realtà probabilmente su queste cose ciascuno, come dire, apre la bocca senza essersi assicurato di aver collegato il cervello, o per pregiudizio o magari anche semplicemente per ignoranza. Ma quindi facciamo una brevissima storia. Il Pride nasce, si festeggia normalmente il 28 di giugno, oggi è 30, quindi nella giornata di sabato più vicina, però la giornata diciamo classica, canonica, il 28 di giugno, perché il 28 di giugno del 1969 un gruppo di persone LGBT, come si dice adesso, quindi di persone omosessuali e trans, che erano in un bar a New York che si chiama Stonewall Inn, stanchi delle angherie della polizia che andava in questo locale sempre a sostanzialmente rompergli le scatole, cioè li schedavano, li disturbavano, andavano a fare un po', diciamo, di manovra di disturbo. Insomma, queste persone stanche di queste continue angherie, il 28 di giugno, come succede a quelli tranquilli che quando gli parte la scheggia non si sa che cosa accade, sostanzialmente si ribellarono alla polizia e affermarono in buona sostanza il proprio diritto di esistere, la propria libertà di essere quello che erano. E quindi da quel giorno in tutto il mondo noi celebriamo il 28 giugno come la giornata nella quale le persone omosessuali, transessuali, poi diciamo le sigle si sono allungate moltissimo, celebrano, come si dice, il proprio orgoglio. Ora, io ho una traduzione che preferisco per la parola pride, che è più la propria fierezza, che è il proprio orgoglio, cioè la propria la pace con se stessi, in fondo, si tratta di questo, il proprio benessere, se volete utilizzare un'altra parola. Il Pride è la giornata nella quale le persone LGBT decidono appunto di andare in piazza per dire che stanno bene con se stesse, che stanno bene con gli altri. E infatti il Pride è di tutte le manifestazioni di piazza probabilmente la più colorata, la più pacifica, la più festosa, quella più musicale. E io penso che sia molto bella, che ci sia sempre bisogno di avere una manifestazione di quel genere, proprio perché è una festa di popolo, una festa poi che si allarga a tutti, nel senso che all'interno del movimento LGBT tutti sono benvenuti, ciascuno può essere se stesso e quindi non è una cosa che esclude, figuriamoci, le persone eterosessuali. Per carità, siamo tutti, o la maggior parte di noi, siamo figli di mamma e papà eterosessuali, quindi abbiamo in grande considerazione la famiglia tradizionale, ma vorremmo che fosse apprezzata e inclusa anche la nostra, le nostre famiglie. E infatti, quello che per esempio, io la parola tolleranza non l'amo molto, preferisco parlare di inclusione, di rispetto, perché questo si tratta. Penso che si tollerino le zanzare più che le persone, le mosche.
E quello che credo il presidente della regione Lombardia Fontana non capisce, lontanissimo probabilmente dalla sua mentalità, ma no, non ci vuole tanto a comprenderlo, è che qui prima di tutto non si tratta di, non c'è nessuna ostentazione e poi non c'è nessuna scelta e poi non si parla necessariamente di sessualità, quindi l'ostentazione delle scelte sessuali è proprio una catena di cretinate che dice, di stupidaggini che dice il presidente Fontana. Innanzitutto perché non si tratta di ostentare. Quello che Fontana chiama ostentare, io lo chiamo vivere, il fatto di essere una persona omosessuale come è successo a me. Come è capitato a me, e il fatto che io desideri di dirlo e di far, cioè di non nasconderlo, di non vivere nella menzogna, di non vivere nel segreto, ma di vivere come tutti voi, alla luce del sole, quello che sono, non è un ostentare, è un vivere. Io vivo la mia vita come la vive chiunque altro, e così come quando. Parlando con amici, qualcuno mi dice: non so, mia moglie è partita per una settimana di vacanze e in qualche modo mi racconta così di avere una moglie e quindi di essere eterosessuale. Quando io parlo di Federico, dico mio marito, ma non sto ostentando, sto vivendo e quindi anche andare al Pride non è un'ostentazione, è semplicemente dire ci sono, siamo qui e festeggiamo sostanzialmente. Questo è. Poi non si tratta di una scelta. Ostentazione di scelte sessuali, ha detto Fontana. Non si tratta di una scelta perché io non ho scelto di essere omosessuale, così come non ho scelto di essere italiano e non ho scelto di avere i capelli un tempo castani o rabbrizzolati o di avere gli occhi marroni o di essere alto 1,73. Io sono me stesso e quindi nelle varie caratteristiche che mi identificano sono anche omosessuale, sono anche gay. Però non è una scelta, sono nato così, come dice Lady Gaga, I was born this way, e non c'è niente da discutere, cioè non è che vada bene o vada male, non è che questo mi faccia migliore o peggiore degli altri, sono io e tra le mie varie caratteristiche c'è questa, quindi io non ho scelto niente e oggi non ostenterò nessuna scelta. E aggiungo che la sessualità c'entra pochissimo perché le persone omosessuali, come le persone eterosessuali, sfortunatamente, diciamo, dedicano al sesso una parte molto piccola della propria giornata o della propria vita, quindi non è che si tratta di discutere quello che si fa in camera da letto, qui si parla della propria affettività, della propria socialità ancora di più. Ma come dicevo prima, se uno mi racconta di sua moglie, dei bambini, non è che mi sta raccontando di come li ha fatti quei bambini, voglio dire, non è quello il tema. E quindi non è tanto una questione dell'accoppiamento, diciamo, della copula, è una questione delle persone con le quali vivi, alle quali vuoi bene, e questo tuo bene, questo tuo vivere con loro lo vuoi condividere come tutti fanno. E quindi, diciamo, la sessualità c'entra pochissimo, c'entra per quella porzione di tempo che dedichiamo, per così dire, al sesso, ma insomma, una parte veramente irrilevante, purtroppo forse, per tutti quanti noi. Ma quello che conta davvero è sui luoghi di lavoro, con gli amici, nella società, il poter essere liberamente se stessi, senza aggiungere niente a quello che aggiungono gli altri quando appunto vivono se stessi alla luce del sole senza nascondere. Ecco, se io dovessi nascondere il fatto di essere gay, dovrei nascondere non soltanto, diciamo appunto, quello che faccio in camera da letto, ma dovrei nascondere forse il 75% della mia vita e in particolare, essendo un politico, questo renderebbe, diciamo, meno credibile le cose che faccio perché mi costringerebbe a mettere nell'ombra una parte amplissima della mia vita. E quindi io che ho fatto una scelta di essere un personaggio pubblico in qualche modo, così come non nascondo le mie opinioni, le mie idee, non avrebbe senso che nascondessi altro. E quindi il presidente Fontana ha perso una delle numerose occasioni che aveva per stare zitto, per non dire cazzate, e ne ha dette una serie, ne ha inanellata una catena, dico, mirabile, ma le cose stanno così. E quindi buon Pride a tutti voi perché è appunto la festa semplicemente de dell'essere se stessi e dello star bene. Sapete, spesso quando si fa il proprio coming out, non outing, coming out, con i genitori, magari i genitori anche più comprensivi dicono: ah, figlio mio, avrai una vita più difficile. E il Pride è anche un modo per dire alle nostre mamme che stiamo bene, che questo non è vero, che siamo amati, che le cose vanno bene. Ecco, tutto qui. E quindi il Pride è una bella festa, va fatta. Poi, soprattutto in questo periodo in cui
La politica ci sta abituando a lavorare sull'individuazione di un nemico esterno, no? Sul fatto che c'è sempre qualcuno con cui prendersela, che sono i migranti, sono i Rom. Quando si comincia a scendere questa china, prendersela con le persone omosessuali è il passo successivo, così come con gli ebrei. Sono minoranze di persone che sono sempre state stigmatizzate e spesso fatte oggetto di odio. E quindi mettere la maggioranza contro una minoranza che non si può difendere è proprio il tipo di politica che vediamo fare, che abbiamo visto fare nel secolo scorso dai fascisti, dai nazisti, dagli stati totalitari, ma è uno schema semplice che si sta ripetendo anche adesso. Si individua un nemico esterno, possibilmente piccolo, possibilmente debole, possibilmente incapace di far fronte a una maggioranza arrabbiata e si coagula quella maggioranza intorno all'odio per questa figura esterna. Io appunto vi raccontavo qualche giorno fa che anche Orbán, l'ungherese, appunto il capo del governo dello Stato ungherese, ha addirittura vietato il musical Billy Elliot, poi si cade sempre in delle forme di, come dire, di comicità involontaria, no? Alla fine. Però questo per dire che io non mi stupirei che i nostri amici Salvini e quanti altri facessero un passo di questo genere tra un po'. Oggi sento dire che il sottosegretario alle pari opportunità Vincenzo Spadafora sarà al Pride di Pompei, me ne compiaccio, ma certo mi piacerebbe sentire da parte leghista la stessa apertura, vedere da parte di Fontana un patrocinio al Pride che si giustifica anche perché la Lombardia e Milano sono una terra di grande accoglienza, una terra che ha sempre ospitato il talento da qualsiasi background venisse, da qualsiasi regione d'Italia o da qualsiasi nazionalità, da qualsiasi etnia. Milano è una città che vive e che prospera sul fatto che persone di talento arrivino qui e quindi, come dire, in un certo senso mettere una barriera nei confronti delle persone sulla base, per esempio, dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere è una cosa sbagliata, io credo, anche economicamente per la prosperità di questo territorio. Prima di chiudere, voglio soltanto fare una piccola riflessione ancora, che poi si collega anche alle cose che ho detto fino adesso, una piccola riflessione sull'esito del Consiglio europeo, che è stato, io penso, disastroso. È stato disastroso per l'Italia e ci arrivo, ma è stato disastroso anche per l'Europa, guardate, perché io credo che se l'Europa continua a lavorare in questo modo, io ho frequentato i consigli europei per quello che riguardava la mia materia, il commercio internazionale. E spesso dicevo che da vecchio capo del personale, quale ero in passato, quindi essendo io un esperto di lavoro di gruppo, di lavoro in team, quello era uno dei team più disfunzionali che io abbia mai visto operare, perché quando ci si va a sedere al Consiglio europeo, di fatto ciascuno protegge il proprio interesse nazionale e nessuno si pone il problema di quale sia l'interesse del gruppo, cioè l'interesse dell'Unione europea in senso ampio. Tutti i ministri che partecipano a questi consigli sono poi attesi dalla stampa all'ingresso del palazzo dove si tengono appunto i consigli europei e i giornalisti della propria nazione fondamentalmente ti chiedono cosa hai portato a casa per te, cosa hai portato a casa per l'Italia, chiedono a noi, cosa hai portato a casa per la Francia, chiedono ai francesi. Nessuno ci chiede mai cosa avete portato a casa per l'Europa. E questo è sbagliato perché se ci si siede con quell'atteggiamento intorno al tavolo, cioè ciascuno preso dal solo interesse nazionale, il destino dell'Europa è di saltare, perché è chiaro che se non c'è un collante e non c'è una visione di un interesse comune da raggiungere nel medio e nel lungo periodo, è chiaro che si finirà con il rompere questo giocattolo, che attenzione però è un giocattolo prezioso, perché l'Europa è stata un territorio che per secoli ha visto noi europei scannarci tra di noi. L'acqua dei fiumi d'Europa è stata spesso rossa del sangue dei nostri giovani. E invece dal 48 e poi da quando appunto è nata l'Unione Europea con i trattati di Roma, noi abbiamo vissuto in pace, abbiamo costruito uno dei luoghi più prosperi di tutto il mondo, perché è vero che l'Europa ha avuto una crisi economica pesante, però pensate a che differenza c'è tra vivere in Europa e vivere in Africa, perché ci sono queste migrazioni, perché ovviamente qui si sta meglio. E quindi è un posto che è diventato più prospero, è un posto che ha una voce in capitolo, perché se siamo 500 milioni, pesiamo in un modo sullo scenario internazionale, se siamo piccoli paesi separati non contiamo niente. Come può l'Italia, ma anche la Germania, confrontarsi con gli Stati Uniti, con la Cina, con l'India, con paesi enormi, dotati di grandi potenzialità, di grandi, anche, come dire, di grande capitale umano?
Quindi se siamo in 500 milioni possiamo farci sentire, da soli non possiamo farci sentire. E quindi questo lo dobbiamo tenere in considerazione, che se gli europei continuano a lavorare così si giocano una cosa preziosa. Aggiungo che però l'Italia se l'è giocata particolarmente male, ma molto molto male, perché lì bisogna costruire un consenso, bisogna cercare di portarsi dietro una parte degli altri paesi. E noi eravamo quelli che avevano più interesse a costruire un consenso, perché siamo quelli che hanno il problema. E di fatto questo Consiglio europeo ci ha lasciato il problema nelle mani, è rimasto solo nostro, non siamo riusciti ad avere una solidarietà da parte degli altri. Tutto quello che si è deciso è fatto su base volontaria, che vuol dire che nessuno farà niente. Quindi, se tu hai il bisogno di risolvere un problema, hai l'onere di trovare il modo per risolverlo. E noi non lo abbiamo fatto perché abbiamo tenuto un atteggiamento rigido, un atteggiamento testardo, un atteggiamento chiuso, un atteggiamento, come dire, inutilmente prepotente, che ha soltanto fatto arroccare gli altri quando noi avevamo bisogno che non si arroccassero. Il fatto che oggi non si sono stabilite, che ieri non si sono stabilite delle quote, vuol dire che se non c'è una quota stabilita, tu non puoi neanche sanzionare il mancato rispetto della quota, questo è evidente. Quindi questo atteggiamento di Salvini, di Di Maio e del presidente Conte, di fare come dicono loro la voce grossa, può forse servire in Italia perché ci fa pensare che i nostri governanti sbattano i piedi, ma non ci porta nessun risultato e anzi ci lascia ancora di più in una situazione difficile. Addirittura abbiamo dovuto accettare che la Germania possa rimandarci una parte dei migranti, i cosiddetti movimenti secondari, che sono, quindi i migranti che sono arrivati in Italia e che poi sono finiti in Germania. Quindi non abbiamo più le quote, il regolamento di Dublino non si potrà modificare se non all'unanimità, il che vuol dire che non succederà mai. Quindi un vero e proprio sfacelo. Quindi l'Europa è stata sconfitta, ma lo sconfitto principale è l'Italia. E devo dire che finalmente ho letto anche sui giornali questa mattina che qualcuno riconosce che le cose siano andate così. Finalmente pare che questo coro unanime di lode e di plauso al governo si stia scontrando, con una realtà che è molto dura e che vede un governo di fatto ostaggio di un atteggiamento politicamente inconcludente che ci sta lasciando isolati. Io vi lascio percorrere al Pride e vi ricordo naturalmente di condividere il video pigiando sulla freccetta sotto il mio faccione e vado al Pride e quindi comunque voi la pensiate, chiunque voi amiate, auguro a tutti un buon Pride. Ciao e ci vediamo domani, credo alle 17, poi vi confermo. Ciao!